Questo? E non è Sor Cristina. Ho capito. Ci sono due cerotti, un cuore rotto? No, 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 no. No, ma la cosa che è andata bene per fortuna è che non si è rotto. Diciamo che è stata un'esperienza, lo rimetto nel cassetto un attimo, è stata un'esperienza con degli aspetti anche positivi alla fine. Positivi perché è accaduto mentre stavo recitando, mentre facevo lo spettacolo, e a un certo punto ho sentito un indolenzimento al torace, ma un indolenzimento, non un dolore forte, ho sentito un indolenzimento mentre recitavo e dicevo, ma strano, non ho fatto oggi ginnastica, non ho fatto le flessioni, quindi, o i pettorali, non mi sono allenato, non ho fatto nulla di tutto ciò, per cui non capisco il perché di questo acido lattico. È strano, e continuavo a recitare in tutto questo, e mentre recitavo poi questo dolore aumentava sempre di più, questo indolenzimento diventava sempre più un dolore, e dicevo, ma è strana questa cosa, mi do tempo ancora 40 secondi, un minuto, dopodiché mi fermo, perché io credo che qua si tratti di una cosa cardiaca. Ho pensato proprio a questo mentre facevo ridere il pubblico. È passato un minuto, questo dolore era diventato più forte, mi fermo improvvisamente, dico scusate, non posso più andare avanti, non posso più andare avanti, vado dietro le quinte e faccio segno al mio collaboratore di chiamare un'ambulanza. Ma tutto questo con molta tranquillità. Avevo capito perfettamente di cosa si trattasse. Mi hanno fatto mettere disteso in terra, sono sempre rimasto cosciente, ho detto sto vivendo l'esperienza di un infarto, ma è comunque la sto vivendo. Sai quando tu hai paura prima di un evento, dici sei sempre terrorizzato che questo, chissà cosa succederà, nel momento in cui accade passa tutta la paura. Mi è passata completamente la paura, ho pensato a cose positive. Ma tu veramente hai pensato di morire? Sì, ho pensato mentre ero in ambulanza, che mi portavano in ambulanza, dicevo ecco adesso sono io in ambulanza, mentre sentivo la sirena, quella sirena che sento sempre quando sono in macchina da fuori, che tutti i giorni noi sentiamo, dico questa volta ci sto io dentro, e pensavo anche a quanta gente si sarebbe messa in coda per evitare il traffico, sai quelle cose lì, pensavo a questo, poi e poi ho pensato, tenevo gli occhi, avevo gli occhi un po' socchiusi e ho pensato, dico ecco adesso può darsi che finisce qui, può darsi che, ma non ero angosciato, dico può darsi che finisca qui, chiudo gli occhi, è finita, oppure no, o sì o no, cioè questa era la possibilità, però non ero angosciato. L'unica cosa è che a un certo punto ho detto, però non ho potuto avvertire nessuno, cioè le persone non lo sanno, rimangono male, i familiari, gli amici, cioè ho pensato a questo, dico mi dispiacerebbe per questo. Dice, però poi, ma chi avresti chiamato? Avrei chiamato la famiglia, avrei chiamato le persone più intime, più vicine a me. E poi sono andato in sala in emodinamica, ad Andria ero, dove ricordo perfettamente che questo emodinamista mi disse con molta tranquillità, una persona giovane, mi disse sono molto motivato, stai tranquillo, sono molto motivato. E peraltro ho mia moglie che sta per partorire al piano di sopra e se nasce adesso lo chiameremo Massimo, molto carinamente. E poi, no, poi l'hanno chiamato Simone. Cioè, ma vabbè, perché poi era nato il giorno dopo. Io ho pensato Simone come di... È un grande, grande. Ed ecco perché quando ti abbiamo visto da Carlo Conti a casa, io mi ricordo davanti a lui, perché insomma vabbè, lasciamo stare le cose mie per te, e il pubblico era felicissimo di vederti e anche chi stava seguendo in quel momento i migliori anni, guardati. Massimo Lopez, Tullio Solenghi. Buonasera. Come stai? Guarda, sto bene, sono anche un po' emozionato perché è la mia prima uscita televisiva e vorrei cogliere l'occasione per ringraziare i miei familiari, i miei amici,
tutte le persone che mi hanno scritto, tutti quanti, ah, veramente, è Tullio Solenghi che mi ha adottato a casa sua. Perché e da allora non fa altro che mangiare a casa sua da 20 giorni, cioè è scogitato da tutta quando, questa cosa per da sì. Quando si è ripreso, cosa non si farebbe per avere pubblicità, da quando si è ripreso viene a mangiare fisso a casa mia, quindi io sono qui perché ho una bocca in più da sfamare. Ah, ecco, ecco, ho capito. Sì. Vado avanti perché dovrei dirti, ma allora sei uno scroccone.